Il primo di tanti altri big della politica italiana che, come lui stesso dice, contribuiranno allo sprint finale di Pasquale Cascella, candidato sindaco del centro-sinistra di Barletta, tra i centri pugliesi più importanti chiamati alle urne il 26 e il 27 maggio prossimi. Massimo D'Alema, ex presidente del PD, si sofferma sulla proposta del suo partito, già etichettata come legge antimovimenti, che renderebbe la vita difficile a chi non ha una personalità giuridica e dunque anche ai sostenitori di Beppe Grillo, che in questa maniera non avrebbero di diritto ai rimborsi per le spese elettorali e ad ogni eventuale ulteriore forma di finanziamento pubblico. È una legge contro la pretesa di non avere regole, di non essere trasparenti per chi esercita un ruolo pubblico. Il Movimento 5 Stelle può benissimo darsi uno statuto, non è mica proibito, no? A Barletta D'Alema torna sulle polemiche che hanno accompagnato il Partito Democratico fino alla scelta del candidato e un nome, quello di Cascella, ex portavoce del Capo dello Stato, dice, capace di riunire le diverse anime del centro-sinistra. Al di là del fatto che i socialisti hanno voluto andare per conto loro, ma mi pare che il centro-sinistra, gran parte del centro-sinistra, si è ritrovato unito. Persino al di là delle diverse posizioni nella politica nazionale, diciamo, ecco, noi abbiamo qualche discussione con Vendola, ma intorno alla candidatura di Pasquale Cascella mi pare che da Matteo Renzi a Vendola ci siamo tutti, ecco.